La passione, il coraggio e soprattutto il grande amore per il teatro. Sono queste le qualità che hanno portato Laura Pasetti, attrice, insegnante e regista, ex allieva di Giorgio Strehler, a fondare nel 2005 il Charioteer Theatre ad Edimburgo, una compagnia teatrale che abbatte le barriere culturali e nazionali e realizza un teatro per tutti. Charioteer è nato per essere un luogo di incontro, un carro su cui salire, forgiare idee, creare cose e insieme ad altri. Quest'anno è il 10° anniversario della sua fondazione e il piccolo teatro lo festeggia con 3 spettacoli in lingua inglese riuniti sotto il titolo Words and Sounds, parole e suoni. Si comincia con To Be or Not, in cui i pentametri giambici di Shakespeare diventano versi rap. Abbiamo lavorato insieme a Davide Borri, uno dei nostri rapper italiani migliori, e quindi abbiamo pensato di mettere insieme arti diverse e di mostrare ai ragazzi come Shakespeare sia attuale e come possa essere accattivante e appassionare al suono. I met the Greek for the first time in an airport. Poi Light Killer. È uno spettacolo molto visuale, ma anche qui la parola è molto importante. Nella scena non c'è quasi nulla, 2 esseri che irradiano luce come una loro qualità o come una maledizione, e questa luce è speciale. Qualcuno vuole prendere la loro luce, decideranno loro se dare la loro luce o meno. Un testo metaforico e molto poetico che vorrebbe in qualche modo parlare del teatro e ancora una volta magari appassionare al teatro. Poi debutteremo con un terzo spettacolo, e questo è uno spettacolo, è la nuova produzione di quest'anno di Charioteer Theatre, che è Shakespeare contro Shakespeare on Air. Ci sono 4 personaggi intrappolati in una piccola stazione radio, accade una catastrofe che sembra aver coinvolto tutto il mondo, decideranno di continuare la trasmissione radio recitando Shakespeare per i sopravvissuti, ma forse lo fanno per se stessi. La forza della parola di Shakespeare li aiuterà a prendere una decisione fondamentale, cioè se uscire o meno da questa stazione e affrontare il mondo. Nel celebrare il Charioteer Theatre, il piccolo teatro non solo riconosce il valore del lavoro svolto in questi primi 10 anni, ma sostiene la sua sfida, il suo progetto sempre in movimento, quello che promuove una cultura teatrale comune, educa i giovani e prepara il pubblico di domani. Secondo me il teatro deve essere questo, cioè un modo di uno scambio continuo. Mi piace moltissimo, infatti nei miei spettacoli ci sono sempre attori di varie nazionalità, perché è molto bello vedere lavorare insieme artisti che vengono da scuole e tradizioni diverse. Solitamente nasce sempre qualcosa di molto bello.